torniamo a parlare della dieta dei mestieri. Ci piace proprio tanto e piace moltissimo ai nostri Golden Chef, per cui do di nuovo il benvenuto alla nostra autrice preferita, Eleonora Buratti. Dieta dei mestieri che pian piano andiamo a snodare come fosse un matassone. Tu sei originaria di Cervia, sì. Non potevi non parlarci della dieta dei bagnini? Certo. Giusto? Sì, anche perché i bagnini li ho visti fin da piccola, per cui mi chiedevo già come facessero a rimanere tante ore sotto il sole, soprattutto ero molto invidiosa della loro abbronzatura. Ah, questo è vero. Allora, io non so che alimentazione tenessero i bagnini quando io ero ragazzina, sì. Però di sicuro adesso che si sa, che si conoscono più, più cose sicuramente, si sanno anche più, si è più attenti anche alla, alla salute, con molta probabilità si può cominciare a guardare anche alla propria alimentazione per cercare di preparare la pelle a queste lunghe esposizioni al sole. Quindi parlando di rischio, in questo caso si parla proprio della, sì, della cura, il rischio della proprio, pelle. Sì, delle bruciature, certo. Perché ci sono lunghe esposizioni, sì, al, sì, sole, e anche il rischio delle punture degli insetti. Ah, ecco. Sì, l'alimentazione può venire incontro a queste due cose. Dai. Sì, assolutamente. Quindi? Allora, per quel che riguarda la preparazione alla pelle, è molto importante la vitamina B, la vitamina B2, che possiamo trovare nel lievito di birra e nel germe di grano, per, sì, cui possiamo consigliare ai bagnini di fare una pausa pranzo con una insalatona, chiaramente che l'insalatona, certo, è diciamo l'alimento, beh, un must poi, sì, in è estate, un classico in estate, alternando appunto il germe di grano al lievito di birra, quindi una spruzzatina sopra un'insalata mista, che può essere composta da qualsiasi verdura, sì, germe di grano e scusami, lievito di birra? Lievito di birra secco. Ah, sì. Si può trovare? Si trova, sì, facilmente, o un bagnino diventa pazzo? No, trovare, no, no, due... no, si trova facilmente, okay. Ci sono i negozi, sì, di prodotti biologici, solitamente ce l'hanno. Facilmente sì, digeribile, sacche... anche perché poi ovviamente se ha necessità di andare velocemente in acqua, certo, non può avere... un, sì, pranzo di quelli pantagruelici, giusto? Certo, sì, 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 è facilmente digeribile e aiuta tanto alla preparazione della, della pelle proprio al, all'esposizione al sole. Poi per quel che riguarda invece la puntura degli insetti, alcuni ricercatori della Florida hanno scoperto che il pompelmo, che è un miscuglio di vitamina B e vitamina C, sì, possono aiutare la pelle a secernere una sostanza che pare particolarmente sgradita agli insetti. Un repellente naturale, diciamo. Esattamente, una sorta di insetticida naturale che esce fuori attraverso la sudorazione, certo, della pelle, per cui carichiamo con alimenti ricchi di vitamina B, come abbiamo detto prima, sì, anche il germe di grano, esatto, e il lievito di birra può aiutare, e la vitamina C, per cui è ottimo anche un succo di pompelmo, certo, per esempio, certo, pompelmo rosa o pompelmo giallo. Io ti ringrazio tanto, Eleonora, che insomma, riporta ovviamente alla pagina Facebook la dieta dei mestieri. Golden Chef, però adesso Ilenia ci aspetta ai fornelli.